Xiaomi 2022 è una gamma ricca e completa per soddisfare ogni tipo di motociclista e ogni esigenza. Allora, benvenuto al TX Pro casco Racing Sport Touring in carbonio, al Track One fratello del TX Pro e derivato dall'SRGP, e l'Armor, il casco più eccentrico della gamma, ispirato invece al mondo del Future Movie. Ma benvenute anche alle nuove grafiche di Speedstar, Stellar, Speedjet, MX Speed Pro, Mr. Jump e X-Wing. A governare questo bellissimo e ricco catalogo 2022, il capostipite di tutta la gamma è sicuramente lui, ovvero l'SRGP, il casco dei piloti della MotoGP. Ma adesso andiamo a scoprire tutta la gamma. Suomi TX Pro, l'ultima opera d'arte dopo il Suomi SRGP, ovvero il plurivittorioso casco della MotoGP utilizzato da tantissimi piloti. TX Pro è un prodotto già omologato E22E06 che condivide tutti i contenuti tecnici con il Track One, però in questo caso abbiamo una percentuale di carbonio maggiore e il carbonio è a vista. Insomma, questo è un prodotto pensato per quei motociclisti che vogliono un casco sport touring ma anche un po' racing, e allora questo è davvero il prodotto più indicato per loro. TX Pro è tanto esteticamente perfetto grazie alla sapiente matita dei designer italiani e alle lunghe sessioni nella galleria del vento, quanto dinamicamente performante grazie alle dimensioni davvero molto ridotte, al peso che pensate è di 1230 grammi, ovvero meno 10% rispetto al già ridottissimo peso del Track One. E poi il campo visivo, come sempre di riferimento nella gamma Sport Touring e Racing di Suomi, ovvero 90 gradi sulla verticale e addirittura 210 gradi nella visione periferica. Per finire, gli interni che sono stati conformati e sagomati in modo da avere un perfetto fitting ma anche un'ottima stabilità in ogni condizione di guida. Ma ora analizziamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche di questo prodotto. Intanto, due misure di calotte esterne che sono realizzate con fibra di vetro, fibra aramidica e poi, lo abbiamo detto, un'alta percentuale di carbonio. Invece tre sono le misure delle calotte interne che permettono di avere sicuramente un ottimo fitting ma anche una maggior sicurezza. Per quanto riguarda la calotta esterna, che è nata e sviluppata nella galleria del vento, questo grande lavoro ha permesso di ottenere che cosa? Sostanzialmente tre aspetti, ovvero una forma stupenda, filante, lo vediamo, poi un CX di riferimento 0,40 e 0,42 e poi una ventilazione interna davvero molto efficace. Per quanto riguarda l'apertura frontale, lo abbiamo accennato, grandissimo campo visivo, 90 gradi in verticale, 210 nella visione periferica, che ci permettono davvero di avere un campo visivo incredibile. Insomma, non riuscirete davvero a utilizzare un altro casco dopo averlo provato. Questo si traduce in che cosa? Maggiore velocità ma anche maggiore sicurezza. Per quanto riguarda invece le prese d'aria, quindi la ventilazione, quattro sono le prese, una nella parte bassa, una nella parte più alta e due nella sommità, e poi ci sono i due estrattori posteriori che hanno funzione sia aerodinamica sia di ventilazione. La chiusura è di tipo 2D, quindi davvero raffinata, e poi gli interni sono estraibili e lavabili. Vi ricordiamo l'importanza di due cose: la prima è di scegliere il casco della vostra misura, perché no, personalizzare anche gli interni, e poi allacciare il casco sempre bello stretto, perché altrimenti il casco diventa pericoloso e non ci salva la vita, ok? Il TX Pro viene offerto con la lente pinlock a incasso nella visiera, la sacca, il paranaso e il paravento. Ricordiamo, TX Pro Suomi è già omologato E22.06.
Suomi presenta il casco sportivo all'ennesima potenza, un prodotto progettato e pensato per dare il massimo tanto su strada quanto su pista. Allora, benvenuto al bellissimo Track One, ispirato, derivato dal plurivittorioso SRGP, il casco dei piloti della MotoGP. Un prodotto disegnato, progettato, sviluppato proprio qui in Italia, nel quartier generale di Suomi. Ma quali sono le caratteristiche che poi andremo ad analizzare nel dettaglio di questo prodotto? Sicuramente una aerodinamica di riferimento, un campo visivo da record e poi l'ago della bilancia che si ferma su 1350 grammi, quindi il massimo della leggerezza ma anche il massimo del comfort. Ricordiamo poi che il Track One è già conforme alla norma omologativa E22E06. Track One unisce le performance richieste nelle competizioni, ovvero aerodinamica, fitting e leggerezza, a quelle ricercate invece da chi utilizza poi la moto sportiva o naked su strada. Ma adesso andiamo a vedere quali sono le caratteristiche nel dettaglio. Calotta in due misure, in tricarboco, ovvero carbonio, fibre di vetro e fibre aramidiche, mentre tre sono le calotte interne di polistirolo. L'aerodinamica, l'abbiamo detto, valori di riferimento, pensate CX040, con un comportamento neutro in ogni fase di guida, in staccata, in frenata e in accelerazione. Tradotto, migliore performance ma anche minor affaticamento della cervicale nei lunghi tratti. Ecco, tutto questo è stato ottenuto senza l'utilizzo di voluminose appendici, rendendo il casco facilmente utilizzabile anche in coppia. E poi le dimensioni davvero molto contenute e le forme affilatissime lo rendono un prodotto anche molto bello esteticamente. Campo visivo, lo avevamo detto, di riferimento 90 gradi sulla verticale e pensate 210 di campo periferico. E poi la ventilazione, anche questa a massimi livelli grazie alle prese d'aria sulla mentoniera, nella parte più alta in un punto di massima pressione dell'aria, e poi sulla sommità. Ma non è finita, perché l'aria viene estratta anche dallo spoiler posteriore, che quindi ha doppia funzione aerodinamica ma anche di estrazione dell'aria. Parlando di campo visivo, dobbiamo per forza di cose citare anche la visiera, che in questo caso ha classe ottica 1 ed è stata sviluppata con software che ne permettono la riduzione della distorsione del campo visivo. Lo spessore varia da 2 a 3,5 mm, è trattata antigraffio ed ha la predisposizione a incasso per la lente Pinlock Max Vision, che viene venduta assieme al casco. Altra cosa molto interessante, parlando di visiera, è da ricordare che è di facile smontaggio e rimontaggio, quindi davvero un valore in più. L'ultimo aspetto, lo avevamo detto, massimo comfort garantito in questo caso dall'aerodinamica del prodotto, dalla sua leggerezza, ma anche ovviamente dagli interni, che sono realizzati con tessuto Hydrocool che permette la massima dissipazione del calore. E ricordiamo, gli interni, ovvero i guanciali e la cuffia, sono estraibili e lavabili e lavorano in simbiosi con il sistema di ventilazione. Altra cosa molto importante, il prodotto permette, ed è anche omologato in questo caso, l'installazione dei moderni sistemi di comunicazione. I guanciali hanno il sistema di sgancio in caso di emergenza e sono anche predisposti per rendere più facile l'utilizzo di qualsiasi tipo di occhiale. Track One viene venduto con 6 nuove colorazioni ed è, ricordiamolo, già conforme alla norma E22E06. Suomi Track One viene venduto con la sacca, la lente Pinlock Max Vision 70, il paranaso e il paravento.
matita dei designer italiani si è fatta ispirare dagli stilemi del mondo movie più futurista. La tavoletta grafica ha poi dato unicità a questi stilemi. Suomi Armor, un casco jet con mentoniera removibile dalle forme iconiche ma altamente distintive. Suomi Armor è un casco jet con calotta realizzata in materiale termoplastico in due misure. A chi è dedicato? A tutti i possessori di moto naked, custom, street fighter, caffè racer post atomiche, ma perché no anche maxi scooter. Quali sono le caratteristiche principali? È leggero, areato e convertibile. Le altre caratteristiche? Viserino comandabile con il cursore posto sul lato sinistro, prese d'aria nella mentoniera, sul fianco e nella parte più alta. E poi mentoniera che può essere, come abbiamo detto, facilmente rimossa grazie ai pulsanti presenti ai lati della calotta. E per concludere, chiusura micrometrica, e Suomi vi ricorda di scegliere il casco della vostra misura e di allacciarlo bene. Scegliete Suomi Armor e non passerete inosservati.